maniche hanno dimostrato solo depressione. Perché vedi, i santi hanno maniche, anche le mani dei pellegrini possono toccare. Così, palma contro palma. Forse che i santi non hanno labbra. Certo che hanno labbra, ma servono solo per pregare. Allora, cara santa, lascia che le nostre labbra, come le mani, vedi, preghino congiuntamente. Mi spiace, ma questo è un peccato che non posso commettere. Allora fermati, lo commetterò io soltanto. Ma allora adesso le mie labbra hanno assunto il tuo peccato. Il mio peccato sulle tue labbra, angelo mio. Me lo riprendo subito. Ahimè, poverino, è stracotto. E come dargli torto? Innamorato. Direi conturbato. Annullato. Preciderei catturato. Trafitto. E concluderei sconfitto. Ma che tapino. Un po' di balconcino, l'illusione di un corsetto. Ed ecco che il principino ha subito pensato: a letto, a letto! Ma se lui continuerà a farle la corte, lei, tapina, dimenticherà la sua sorte. Infatti, i suoi saggi consigli zampettarono via come conigli e rimasero inascoltati dai due innamorati. Perciò, ai 12 rintocchi, a Ceneretta si chiusero gli occhi e cadendo a terra muta, zitti delle sorelle la lingua biforcuta. Ma Azzurreo proprio non si sapeva capacitare che l'amata fosse alfine trapassata. Oh, povera me! Che fiatone! Cenerietta! No, 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 no! Attenta, Cenerietta, se a mezzanotte non sarai nel tuo letto, la pozione avrà uno strano effetto. Tu tornerai visibile ai tuoi parenti, ma il tuo polso non manterrà più il battito usato e alcun calore o alito potrà più testimoniare che tu vivi. Per 42 ore tu resterai in questo stato di morte apparente e tutti ti penseranno morta e io non potrò più smentire, perché... perché da adesso e per 48 ore mi devo assentare per sbrigare altre faccende. Ciao, Cenerietta! Cerca di portare prudenza! Oh, mia madre! La morte ha succhiato il miele dalle tue labbra, ma non ha potuto trionfare sulla tua bellezza. Ah, Cenerietta, perché sei ancora così bella? Dovrei forse pensare che anche la morte sia capace di amare, che quell'orrido mostro scheletrito ti mantenga così bella per sé. Allora, per proteggerti da lei, resterò qui, in questo palazzo della tetra notte. Qui, qui, con i vermi che ti consumeranno. Occhi, guardatela l'ultima volta. Braccia, questo è l'ultimo abbraccio. E labbra, voi che siete alla porta del respiro, sigillate con un bacio il contratto senza termine con la morte divoratrice. Con un bacio io muoio. Morto! La peste, quella gloriosa sventura! Chiedetevi a Azzurreo domani mattina e vi diranno che è morto come una tomba, che ha voluto diventare cibo per i vermi! Non cadere nell'inganno, non farti prendere dall'affanno! In verità, la dama che qui riposa prestissimo si sveglierà ancora più gioiosa. Nessuna disdetta per Cenerietta. In verità, il veleno dal principe incurcitato è in realtà un antidoto patato che grazie al grande amore ha toccato di Cenerietta la bocca in fiore. E quindi, prima di giorno, la bella sarà di ritorno. Capito? No! Ma sei rincoglio! Una lieta pace al mattino porta. Andate pure e dibattete ancora fra voi le ragioni di questo amore e che non vi fu mai alcuna storia più lieta di questa di Cenerietta e Azzurreo.